Come mai da queste parti? È stata una campagna elettorale entusiasmante, molto di più di quanto mi potesse aspettare, nel senso che c'è stata una partecipazione, una volontà di essere ascoltati, una capacità di ascolto e un impegno di migliaia e migliaia di volontari che era inimmaginabile solo fino a qualche mese fa. Potreste vedermi da qui, perché questa piazza io credo che non me la dimenticherò per tutta la vita, e voi siete l'immagine di che cosa è stata questa campagna. Partiamo dal principio: abbiamo avuto delle vere primarie davvero combattute, che hanno mosso delle passioni pazzesche. Secondo miracolo, il centro-sinistra, che ha sempre il talento autolesionista di dividersi, invece questa volta si è riunito. Tutti quanti, siamo tutti qui. Quindi Milano è un laboratorio nazionale? Sicuramente Milano è questa volta un laboratorio nazionale. Giuliano Pisapia, e l'ha fatto vedere anche in queste circostanze, è completamente diverso. E voi, diversamente da altri, si è fatto giudicare. Non ha nascosto il suo passato, non ha nascosto la sua militanza politica giovanile. Giuliano Pisapia ci porta qui e lo ascolteremo, tutta la sua storia che parla per lui, la sua storia di uomo, la sua storia di cittadino, di avvocato, di deputato, di presidente della Commissione Giustizia, e noi vogliamo fortemente anche di sindaco di Milano. Qui chiamerai chi noi tutti aspettiamo. Allora, è bellissimo che proprio nel momento in cui il governo aveva messo sotto attacco, come non mai, la cultura, l'istruzione, la scuola, un professore vince Sanremo. E io direi che questo è di buon auspicio per Milano, e adesso molto certo. Allora partiamo con una cosa che per tutti noi introdurrà anche il nostro grandissimo amico, perché amico, di amico si tratta, Giuliano. Giuliano San Stil, di quella sera, e ci siamo in tantissimi stasera, siamo qui per liberare Milano, e libereremo Milano, ce la faremo. Negli ultimi giorni, lo sapete, le hanno provate veramente tutte. Mi hanno rovesciato addosso tutta la loro arroganza, e sapete perché? Perché hanno paura, sono pronti a mentire, sono pronti a infangare gli avversari e soprattutto a calpestare i principi, a calpestare i diritti, a calpestare la dignità delle donne e degli uomini. Non glielo permetteremo mai più. Ritirare la querela a Letizia Moratti. Guarda, io è la prima querela che ho fatto nella mia vita. Aspetto le scuse, e dopo che ci saranno le scuse ci rifletterò. Ma non l'ho fatta per la mia posizione personale, l'ho fatta per la città, perché un sindaco di Milano, il prossimo sindaco di Milano, dovrà essere un sindaco che avrà difeso il proprio orgoglio e l'orgoglio della propria città. Il fatto è che a Milano non può più aspettare. Come diceva Martin Luther King, abbiamo la feroce urgenza dell'adesso. Milano ha bisogno adesso di riprendere il cammino del futuro. Questa campagna elettorale, non ve lo dico perché l'avete vissuta voi giorno dopo giorno, è stato un bagno di democrazia, un bagno di partecipazione, un bagno di felicità, sì, di felicità. Riappropriamoci anche di questa parola, felicità. Prendiamo queste parole che sono nostre, libertà ed amore. E domenica e lunedì comincerà la liberazione di Milano. E se libereremo Milano, libereremo l'Italia. Grazie. Chiuse, nessuno lo saprà.
cuore. Milano le riaccenderemo noi. Bravo! Con Roberto Vecchioni, i capilista della coalizione che sostiene Giuliano Pisapia. No!